Buona giornata, rassegna stampa di oggi 23 febbraio 2018, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la nostra rassegna stampa è edita da RCT Science e Pianeta Oggi TV. Sanità, tasse, migranti e lavoro, il decennio nero dell'Italia, tutti i disastri di Berlusconi. La lista nera dei disastri dei tre governi Berlusconi nel 1994, 2001-2006, 2008-2011 è talmente lunga che da solo occuperebbe un paio di Treccani. Ma ora Silvio Berlusconi si ripresenta per la settima volta agli elettori, travestito da usato sicuro, capace, europeista e moderato contro gli incompetenti, gli antieuropeisti e gli estremisti, e trova persino a sinistra chi ci casca o almeno finge di cascarci. Eugenio Scalfari ha dichiarato: con Berlusconi al governo le cose sono andate più o meno come andavano con gli altri governi. Quindi è il caso di riepilogare in estrema sintesi l'inventario dei danni che è riuscito a fare ogni volta che ha avuto la ventura di governarci e noi la sventura di essere governati da lui. E vi segnalo un interessantissimo articolo su questo argomento sul fattoquotidiano.it. Salvatore Cajatta, media dicono candidato Movimento 5 Stelle in Basilicata, indagato per riciclaggio, e i 5 Stelle dicono verifiche in corso. La notizia è riportata dal Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero. Il fascicolo aperto dal procuratore di Siena vede iscritto tra gli indagati anche l'imprenditore kazako Igor Bidilo e coinvolge Cataldo Staffieri, rappresentante per l'Umbria, la Toscana della Cascina, Coop che nella cittadina toscana gestisce i locali più famosi del centro storico, già finita nell'inchiesta sul mondo di mezzo della Procura di Roma. Carceri, la riforma lasciata a metà che scontenta tutti. Rinvio, ieri il governo ha approvato tre decreti minori, slittato al prossimo CDM, riordino del sistema che divide persino le toghe. Riforma a metà sulle carceri, quindi. Ieri il governo ha varato tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario, la legge che nelle ultime settimane ha raccolto sostegni entusiasti. Norme civili che favoriscono il reinserimento dei detenuti e critiche durissime anche. Legge svuota carceri che finirà per aiutare anche i mafiosi, insomma, dicono. Hanno detto che lavoriamo innanzitutto con l'obiettivo che il sistema carcerario contribuisca a ridurre il tasso di recidiva da parte di chi è accusato o condannato per favorire il reinserimento nella società. Appunto, l'ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Emiliano dice: se Mattarella dà l'incarico a Di Maio, PD sostenga governo 5 Stelle. Calenda risponde: cosa c'entri tu con i Dem? Il governatore della Puglia, intervistato da Telenorba, ha detto che farà di tutto perché i suoi supportino i grillini nel caso in cui ricevano l'incarico dopo il voto del 4 marzo dal Presidente della Repubblica. Su Twitter il ministro uscente lo attacca dicendo: dichiarazioni che mi fanno vacillare. A Cireali arrestato il sindaco Barbagallo e sette persone. Corruzione e turbativa d'asta. Barbagallo, 42 anni, è stato eletto primo cittadino nel giugno del 2014. Con i suoi 15.573 voti, appoggiati da liste civiche del centro-sinistra, aveva quasi doppiato nel turno di ballottaggio. Appunto, aveva doppiato il candidato del centro-destra, Michele Di Re, che aveva ricevuto 8.939 preferenze, politicamente considerato vicino al deputato regionale Nicola D'Agostino. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.